bene, e mi raggiunge Beatrice Bonetti. Eccola che arriva, Beatrice Bonetti, che carina. Io l'ho già vista questa bambina. Mi sembra di conoscerla, perché durante il Festival di Sanremo di qualche anno fa, io ricordo, era Paolo Bonolis. Paolo Bonolis aprì la prima serata del Festival di Sanremo in diretta su Rai 1, stiamo parlando del più grande festival della canzone italiana, suonando il pianoforte con una bambina che era lei, pensate. Ci vuole un applauso. Di dove sei tu? Sono di Albissola. Di Albissola. Lei la conosco già questa bimba, perché ogni anno fa le magie con me. Lei si diverte e mi rovina le magie puntualmente. Quindi io vengo qui per farmi... Che magie mi rovini quest'anno? Non lo sai ancora, vero? Bene, lei è impietosa come ogni bimbo, quindi mi rovinerà sicuramente qualcosa. Perfetto. Questa sera canti una canzone, vero? Che si intitola? L'anima vola di Elisa. Di Elisa, fantastico. Quindi la giuria ascolti con molta attenzione L'anima vola, cantata da Beatrice Bonetti. Vai! Grazie. Prego. Le basta solo un po' d'aria nuova. Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì che è importante che io sia per te in ogni posto, in ogni caso, quella di sempre. Un bacio è come il vento, quando arriva piano, però muove tutto quanto. È un'anima forte che sa stare sola, quando ti cerca è soltanto perché lei ti vuole ancora. Oh. E se ti cerca è soltanto perché l'anima osa, è lei che si perde, poi si ritrova. E come balla, quando si accorge che sei lì a guardarla. Come il vento, quando soffia piano, però muove tutto quanto. È un'anima forte che non ha paura, quando ti cerca è soltanto perché lei ti vuole ancora. Ah, e se ti cerca è soltanto perché lei ti vuole ancora. Cosa le serve? L'anima vola, mica si perde.
l'anima vola, non si nasconde, l'anima vola, mica si spegne. Ma pazzesco. Grazie. Ma allora uno si aspetta il coccodrillo come fa, capite? Cioè arriva una bambina così, ti aspetti le tagliatelle di nonna Pina. È doppiata, non è lei? C'è dietro Elisa nascosta lì sotto? No, perfetto, bene. Allora, bella questa canzone. Chi l'ha scritta? Elisa. Poi quando parla è una bambina, questo è il problema. Vuoi fare una foto, Marino? Vai, fai la foto. Fai la posa da Elisa, vai. L'anima vola, bravissima davvero. Allora,